in sottofondo state ascoltando le note di Vecchio Frac, quella famosissima canzone di Domenico Modugno che si ispirò alla poliedrica figura di un personaggio che il cantautore frequentò molto. Raimondo Lanza di Trabia, uno dei più eccentrici e raffinati uomini dell'antica aristocrazia siciliana. Probabilmente Raimondo Lanza non indossò mai un frac in vita sua. Addirittura da Ranieri di Monaco andò in tuta da pilota, alle nozze di Gianni Agnelli si presentò con un normale vestito, mentre tutti gli altri invitati erano in tight. Presentare Raimondo Lanza di Trabia in un video di una decina di minuti è una cosa direi impossibile. Due ore non basterebbero. E qui, oltre ad un flash sulla sua vita, vi racconterò alcuni scherzi che era solito fare ad amici e parenti, e poi vi parlerò delle donne e quelle che le cronache hanno registrato. Di Raimondo Lanza e la Targa Florio ho già presentato un precedente video, magari mi riservo di raccontarvi in un altro successivo video Raimondo quale ideatore del calcio mercato. E tante sono le sue biografie, da Vincenzo Prestigiacomo che nel Principe Irrequieto rivolta come in un calzino la sua vita, a Marcello Sorgi, autore del Grande Dandy, e ultimamente anche dalla figlia Raimonda, portava lo stesso nome, e dalla nipote Ottavia Casagrande, che hanno pubblicato Mi toccherà ballare, che mi sono state utili queste pubblicazioni per imbastire questo video. Ma filmiamo subito come timeline la sua vita, la vita di Raimondo Lanza di Trabia. Nasce ad Arcellasco il 9 settembre del 1915 ed è figlio illegittimo del principe Giuseppe Lanza Branciforte di Trabia e di Madda Papadopoli Aldobrandini, una nobildonna veneta e con la quale il principe Lanza intratteneva una relazione clandestina. E all'anagrafe fu registrato come Raimondo Ginestra in omaggio a un feudo della famiglia Lanza. Anche Galvano Lanza, il fratello, nasce dalla relazione con la Papadopoli, che era moglie del principe Gino Spada Potenziani. Quindi Raimondo fu dichiarato figlio di NN perché la Papadopoli, quale adultera, avrebbe rischiato il carcere addirittura e sarebbe stato per lei un carcere duro. Solo nel 1942, anche perché nel 1926 era stata approvata una legge che ne consentiva il riconoscimento e grazie soprattutto agli interventi di donna Laura Florio con Mussolini, che pur odiandolo si era piegata a lui, Raimondo, che allora aveva solo 27 anni, e anche il fratello Galvano ottennero il riconoscimento. Donna Giulia Florio, solo dopo la morte del figlio Giuseppe, padre di Raimondo, avvenuta nel 1927, ritenne di incontrare Madda Papadopoli, l'adultera, e i suoi nipoti che erano già adolescenti. Sino ad allora erano sconosciuti e in questo incontro decisero che Galvano sarebbe andato a vivere con la madre a Vittorio Veneto, mentre Raimondo con i nonni è qui a Palermo. E Raimondo a Palermo, frequentando i migliori salotti, respirò quell'aria di nobiltà che ai tempi aleggiava nella capitale dell'isola. Fu un ragazzo pieno di iniziative, spavaldo, superbo, e dallo studio preferiva l'avventura. Amante degli scherzi più beffardi, come quando dodicenne e con le ali da angelo e si fa rinchiudere in un grande uovo di Pasqua di cioccolata, appositamente realizzato dalla storica pasticceria palermitana Dai Nino, è posizionato il giorno di Pasqua nella sala da pranzo e ne esce e fa ridere a crepapelle la nonna Giulia, una donna che in vita sua non aveva mai riso, non rideva mai. O come quando fa travestire ad un suo amico i panni di Guglielmo II
disegnandogli anche i caratteristici baffetti dell'imperatore per fare una sorpresa alla bisnonna Sofia, che vantava spesso e volentieri questa amicizia. O come quando porta Gianni Agnelli da un antiquario, credo fosse Burgio, a Palermo, e qui gli impaccano, sempre d'accordo, gli impaccano antiche mattonelle siciliane, ma taroccate. Anche questo uno scherzo, ma ce ne sono tanti altri. Oggi Raimondo sarebbe stato un fantasioso autore della trasmissione Scherzi a parte. A 20 anni si trasferisce a Roma e sin da subito entra nel giro del bel mondo, e non gli fu difficile diventare amico di Galeazzo Ciano e di Edda Mussolini, e con la quale sembrerebbe, a detta di qualche biografo, che ci sia stato qualcosa. La stessa Edda comunque ebbe a confessare allo scrittore Vincenzo Prestigiacomo che ci fu solo qualche bacio. È vero? Il 1936 è l'inizio della guerra civile spagnola e Raimondo parte come volontario, e l'anno successivo partecipa alla battaglia di Guadalajara come agente segreto. Tornato in Italia incontra Susanna Agnelli e nel giugno del 1940 si fidanza con lei, ma la storia dura poco. Susanna venne pure qui al castello di Trabia e ricorda Raimondo nel suo libro Vestivamo alla Marinara, dicendo di lui, sto rileggendo, che era come un fulmine, gridava, rideva, baciava tutti, scherzava, divorava il cibo come una macchina per tritare i rifiuti, beveva come un giardino assetato in un deserto, suonava il pianoforte, telefonava e faceva di tutto. La relazione con Susanna Agnelli lo portò a conoscere Gianni Agnelli, con cui strinse una strettissima amicizia di complicità e comportamenti eccentrici. Nel 1943 Raimondo riprende l'attività di controspionaggio, anche se questa volta in favore dei partigiani. Tanti suoi amici altolocati, qui devo rileggere un po', se non posso ricordarli tutti. Gianni Agnelli, Ranieri di Monaco, Aristotele Onassis, Soraya e lo Scià, Re Zapalavi, Vittorio Emanuele Orlando, Galeazzo Ciano, Errol Flynn, Robert Capa, Porfirio Rubirosa, Bebi Pignatari, Laga Khan, Renato Guttuso, Giuseppe Tommasi di Lampedusa, i fratelli Piccolo di Calanovella, Luchino Visconti, Curzio Malaparte e ovviamente tutta la nobiltà siciliana. Bello e ricchissimo, non aveva voglia di essere fedele, e quindi tante le donne, direi tantissime, le sue fidanzate ufficiali: Susanna Agnelli, di cui ho già detto, Sofia Ricciardi e Vivi Gioia, la diva bionda dei telefoni bianchi. Le sue probabili amanti, alcune attrici hollywoodiane come Rita Hayworth o Lady Lamar o le sorelle Haviland o Joan Crawford, eletta una tra le 10 più grandi star della storia del cinema, e anche Coraline, un agente segreto inglese. Ma si sposò una sola volta con Olga Villi, una delle donne più eleganti e desiderate di quegli anni, e che peraltro ho avuto anche modo di conoscere qui a Trabia negli anni '80 nel corso di una cena privata qui al castello. E Raimondo ed Olga celebrarono il loro matrimonio il 27 gennaio del 1954 a Milano nella chiesa cattolica di San Gioacchino. Erano presenti solo l'editore Dino Fabbri e il suo autista Spartaco Turroni, che fecero da testimoni. Il rito fu officiato da padre Tullio e nessun altro era presente in chiesa, così come volle l'eccentrico Raimondo. Ebbero due figlie, Venturella e Raimonda, quest'ultima nata alcuni mesi dopo la morte del padre. Olga Villi nel 1960 si risposò,
dopo la morte ovviamente del marito, si risposò con l'industriale e discografico genovese Pino Gualco, da cui ebbe un figlio, Fabrizio, e morì a Rapallo nel 1989. Faccio scorrere velocemente il timeline della sua vita per fermarmi al 1954, anno in cui il buon Raimondo concluse la sua vita terrena a soli 39 anni. Già in quell'anno il principe, che accusava disturbi bipolari, alternando momenti di euforia a stati malinconici, pensa bene di andare a cavalcare elefanti e tigri in India e parte con Olga il 23 o 24 luglio in aereo per Nuova Delhi, dove Raimondo ritrova il suo umore gioioso, partecipando a battute di caccia grossa e sontuose feste con Soraya e lo Shah Reza Pahlavi e tantissimi notabili indiani. La loro vacanza dura solo una quindicina di giorni, perché Raimondo ha l'urgenza di rientrare qui a Trabia per coordinare i preparativi per l'arrivo di chi? Di Aristotele Onassis. E già il 10 di agosto è qui al castello, dove si sta organizzando una grande accoglienza. E il povero e fedelissimo Totò Zizzo, custode del maniero, salta da una stanza all'altra perché tutto sia perfettamente in ordine: la posateria lucidata, i mobili antichi verniciati, il giardino ripulito di tutto fondo. Insomma, il castello allora fu messo a nuovo. Così come anche il paese di Trabia, si aggiustarono le strade e i vecchi marciapiedi, si collocarono piante ed alberelli nei giardini e nelle strade, vasi di fiori nei balconi e addirittura si risistemarono tutti i lampioni. Il Cristina, il Panfilo di Onassis, arredato in modo lussuoso, arrivò nelle acque antistanti il castello nel pomeriggio del 1 settembre 1954. E qui Aristotele ed Atina Onassis ebbero la sensazione di sbarcare in un paradiso. A sera fu servita una cena tipica siciliana, sontuosa: pasta con broccoli, involtini di sarde, cannoli e cassata siciliana, che gli ospiti greci apprezzarono moltissimo, mentre nel cielo di Trabia i fuochi pirotecnici illuminavano il mare. Dopo cena Raimondo intrattiene riservatamente l'ospite greco, probabilmente per tentare di convincerlo ad investire in Sicilia, soprattutto per salvare le sue miniere, i cui conti erano in rosso profondo. Ma questa è tutta un'altra storia che meriterebbe un video a parte, così come la sua storica attività nel mondo del calcio. Ma continuiamo con il soggiorno dei coniugi Onassis a Trabia, che durò solo 3 giorni, ma con un intenso programma di visite anche nella Palermo storica. L'ultima sera Raimondo e Olga diedero una grande festa, dove era presente tutto il bel mondo siciliano e romano. E qui successe qualcosa di pruriginoso, direi io. Mentre gli ospiti ballavano nelle terrazze, addirittura senza scarpe, con le musiche del complesso Tortorella, Raimondo scomparve. Olga, che era molto furba, capì qualcosa e lo andò a cercare nella sua stanza da letto. Attraversò la biblioteca, un altro salone dove si ballava pure, nella stanza da letto però non c'era. Ma Olga sapeva dove trovarlo: nella torre che si affacciava sul mare. E sì, era lì, in quella stanza rotonda, in penombra. Ma in quell'istante, scrive sua figlia Raimonda nel libro Mi toccherà ballare, non me lo invento io, in quell'istante entra chi? Atina Onassis. Non aveva nessuna ragione di essere lì in quel momento. Non poteva nemmeno sapere dell'esistenza di quella stanza. Olga la guardò e si ritirò in silenzio. L'indomani gli Onassis risalgono sul Panfilo e riprendono il viaggio insieme a Raimondo e Olga alla volta di Taormina, dove si fermano per 2 giorni. Una settimana dopo Olga Lilli parte per Milano, mentre Raimondo resta in Sicilia.
E proprio in quei giorni, avendo ricevuto il diniego di Onassis di investire in Sicilia, il suo stato depressivo si acuisce. Nella dimora palermitana, Palazzo Trabia, vengono chiamati i migliori medici, ma la loro è una diagnosi vaga. Raimondo vuole venire a Trabia da solo, ma Galvano non gli dà l'auto perché ha paura di un suo folle gesto. Olga, il 23 novembre del 1954, è al sesto mese di gravidanza, rientra a Palermo per vedere il marito, ma lo vede solo da lontano. Lei è giù nell'androne, lui affacciato al balcone. Olga quindi decide di ritornare a Milano, mentre a Palermo i familiari, la madre in particolare, decidono di farlo visitare a Roma da un neurologo loro amico. Il 29 novembre il fratello Galvano e la cugina Beatrice lo accompagnano nella capitale per il suo ultimo viaggio. Scendono all'hotel Eden in via Ludovisi, a due passi da via Veneto, dove viene visitato dal neurologo. Martedì 30 novembre 1954 il principe Raimondo Lanza di Trabia moriva, schiantandosi completamente nudo sul selciato davanti all'hotel Eden, dove in quei giorni alloggiava pure Enrico Mattei. Dopo qualche mese, l'11 febbraio del 1955, nasceva Raimonda, la figlia. Padrino di battesimo fu Gianni Agnelli. Ma la notte tra il 29 e il 30 novembre, il principe, vittima dello sconforto più nero, si era veramente gettato dalla finestra per porre fine alla sua esistenza? Di ipotesi ne furono fatte tante, una fra tutte quella che Raimondo non sarebbe morto suicida, potrebbe essere stato assassinato da quanti si adoperavano per dirottarne i suoi beni nelle mani della mafia. Però Nino Seminara, figlio dell'avvocato onorevole Giuseppe Seminara, intimissimo amico di Raimondo, fu proprio Raimondo a volere l'onorevole Seminara quale presidente del Palermo Calcio, mi racconta che il principe, qualche ora prima di suicidarsi, telefonò al padre, esternandogli questa sua irrevocabile decisione. E il Seminara poté far ben poco, e per dissuaderlo e per darne l'allarme. Sull'altro fronte, quello del crimine, vengono sottolineate tante incongruenze. Dall'albergo Eden, dove alloggiò l'ultimo giorno, in luogo del Grand Hotel, abituale residenza romana del principe, dalla caduta dal quarto piano, o forse dal secondo, forse dal primo, e poi trovato nudo ed ancora la posizione del cadavere con la testa in giù, non compatibile con un suicidio. E infine il fratello Galvano, che poco prima di morire nel luglio del 1985 svela sottovoce alla nipote: non si è ucciso. Chi? Lui, suo padre, il principe Raimondo Lanza di Trabia. Il tutto quindi rimane un grande mistero, rimarrà. Quel tragico giorno a Roma, che una chiromante aveva previsto, moriva l'uomo, ma oggi sopravvive il mito. Raimondo Lanza di Trabia, il principe esuberante. Alla prossima!